Buon mercoledì 16 giugno. Il professor Udolin sottolineò in più occasioni come il club non sia una forma di volontariato. Ci tenne molto a questa precisazione e forse tra le ragioni che l'hanno spinto a prendere le distanze dal volontariato vi è anche un aspetto che non abbiamo mai sufficientemente approfondito e che andando verso un approfondimento del rispecchiamento narcisistico dobbiamo prendere in considerazione. E penso che ci sia un rischio nella vita del club, quello di ostentare la propria disponibilità al cambiamento. Molto spesso capita che i membri della famiglia, di fronte alla persistenza di una ricaduta, sventolano la loro disponibilità ad astenersi per l'altro e quindi salgono sul trono della perfezione e della bontà, quasi vittime di quell'impenitente alcolista che continua a ricadere. E manifestano questo loro modo di essere con grande arroganza in certi momenti. Sono tristi perché vittime, ma orgogliosi di fare quello che l'altro non sa fare. E trovano in questa occasione l'opportunità di essere ammirati. Ma guarda quella famiglia così brava, che si sacrifica, non beve più bevande alcoliche per quell'altro ingrato che continua a bere e che si rifiuta addirittura di essere sottoposto a una disintossicazione, non vuole andare in comunità, rifiuta le cure farmacologiche. Poveri quei genitori che si stanno sacrificando per quel personaggio ingrato che continua a trasgredire. E allora questo ci porta inevitabilmente a un nostro esercizio piuttosto inquietante del potere. Penso ai servitori insegnanti che ci tengono a sottolineare come il loro sia un impegno volontario, senza ricevere ricompensa. E qui il problema della ricompensa si pone in tutta la sua evidenza, perché in realtà la ricompensa c'è, non è di natura monetaria, ma è la gratificazione narcisistica che possono ostentare per il fatto di fare un'opera buona ed è il momento in cui i club si trasformano in gruppi di volontariato con queste brave persone che sono i servitori insegnanti, che sono dei volontari e poi magari anche il mondo della cultura e della politica prendono come esempio, vedete che bravi che sono quelle persone che si sacrificano per l'altro senza pretendere di avere qualcosa in cambio. Non è vero, in cambio hanno qualcosa di molto importante. Il riconoscimento sociale, il fatto di essere considerate migliori. Dunque la ricompensa ce l'hanno. E questo mi riporta ancora una volta a rileggere il brano evangelico, in particolare quello di oggi, dove Gesù chiede ai suoi discepoli di non ostentare la giustizia che praticano, di non farle come gli ipocriti, i quali, quando fanno l'elemosina, suonano le trombe. Fate in modo invece che quando la vostra mano destra dispensa l'elemosina, neppure la mano sinistra ne sia al corrente. È un invito in qualche maniera che può sembrare bizzarro, ma è profondamente antropologicamente capace di chiarirci
forse, questa è la mia interpretazione ovviamente, che cosa voleva significare Udolin quando prende le distanze dal volontariato. Naturalmente aveva preso le distanze anche dall'autoaiuto, prima di tutto perché non sopportava la parola aiuto. Poi l'autoaiuto significa sostanzialmente immaginare una realtà di persone zoppicanti nell'esistenza che condividono lo stesso problema e si danno una mano. Questa è una sottolineatura della fragilità come patologia, non come elemento costituente la vita di ciascuno. Ma non entro nel merito sull'autoaiuto, ci saranno altre occasioni per poterlo approfondire. Resto sulla questione del volontariato, perché poi Gesù anche insegna un'altra cosa: quando pregate, per favore, non state lì là a manifestare tutta la vostra fede, questa vostra bontà, questa vostra ortodossia religiosa. Mettetevi da parte dentro a una stanza e pregate. Pregate in silenzio, ascoltate soprattutto in silenzio la parola del Padre. Non fate come gli ipocriti che stanno ritti nella sinagoga per mostrare al prossimo quanto buoni sono. Costoro, i volontari, hanno già ricevuto la ricompensa e quindi il Padre non avrà bisogno di ricompensarli perché la gratificazione l'hanno già ottenuta. Ma la ricompensa del Padre riguarda tutti coloro i quali non ostentano il proprio esercizio della giustizia, tutti coloro i quali non manifestano pubblicamente la loro disponibilità, ma la agiscono in silenzio. E poi c'è un altro aspetto ancora del Vangelo che riguarda quando digiunate, che riguarda il digiuno. Quando digiunate, non siate tristi. E questo mi riporta anche a un altro aspetto della vita del club. Quando i familiari che di fronte, ricordo ancora, alla ricaduta persistente o al figlio che continua a insistere nel frequentare quelli che chiamano le cattive compagnie, arrivano con aria triste, dimessa, malinconica. Abbiamo fatto di tutto, abbiamo cercato di comprenderlo, abbiamo cercato di ascoltarlo. E ve lo dicono con aria triste, depressa. È una sorta di digiuno, ovviamente. Quale digiuno sta manifestando quella persona? Digiunano rispetto a quel cibo fatto di desiderio di correzione dell'altro, di poterlo forgiare a propria immagine e somiglianza. Rinunciano a questo. Rinunciano a nutrirsi di se stessi, di accrescere la propria immagine, la propria forza attraverso il cibo fatto delle loro prospettive, del loro modo di pensare, dei loro valori. Rinunciano a quei valori, digiunano, ma devono farlo con gioia. Gesù chiede che coloro i quali digiunano si presentino belli, festosi, non smunti per aver fatto il sacrificio, ma per essere entrati in una dimensione che cerca la gratificazione non nella ostentazione o nel riconoscimento pubblico, ma la gratificazione deriva dal fatto che si entra nell'ecologia e nel mistero della vita. Questo è il punto fondamentale. Per cui, guardate, io non voglio dire che il volontariato non possa avere un posto, tutt'altro, ma purtroppo la tentazione e il rischio che questo si trasformi in una forma di moderno narcisismo nel quale ci si rispecchia nel riconoscimento degli altri che sottolineano quanto buono e bravo tu sia e contemporaneamente accentuano l'assoluta diversità da coloro i quali vengono aiutati, che vengono in qualche modo, certamente con grande umanità,
Maraietti, messi all'angolo. Sono gli ingrati, quelli che dopo aver ricevuto addirittura continuano a perseverare nelle loro intemperanze. Ecco, questo è il punto fondamentale che ci deve fare riflettere su come noi ci poniamo nei confronti anche di scelte apparentemente sacrificali, come la richiesta di contare i giorni di astinenza dall'alcol in un club da parte dei familiari. Non è un atto eroico e sacrificale che facciamo nei confronti dell'altro. È semplicemente attraverso quell'atto festosamente predisporci per un atto trasformativo di noi stessi, dal quale non riceveremo nessuna gratitudine pubblica, ma riceveremo sicuramente il grande dono della vita sobria, autentica, che non giudica, che non ostenta la propria giustizia, che vive semplicemente nella relazione e la vive appunto con sobrietà e senso di giustizia, che non si dispone per esercitare una nuova forma del potere che poi diventa una forma anche di repressione assistenziale. Per questa ragione, molto spesso, la politica della peggior specie, quella che coltiva semplicemente il potere e che ha a cuore, prima di ogni altra cosa, l'interesse individualistico, quella politica ama profondamente il volontariato, perché permette alla politica di ostentare una bontà che non ha, perché trasforma la politica stessa in un gesto puramente narcisistico. E c'è una convergenza tra l'ostentazione dei propri gesti di generosità e quella forma della politica che è incline alla retorica del volontariato. Io credo che dobbiamo porre fine a tutto questo, predisponendoci a vivere la dimensione della crescita e maturazione senza alcun desiderio di riceverne una gratificazione pubblica, un riconoscimento della bontà e della giustizia della nostra posizione, ma siamo chiamati a condividere le contraddizioni in silenzio e sempre con grande disponibilità di apertura alla dimensione della gioia. Questo è il vero clima che si dovrebbe creare nei club. Il poter portare, manifestare nel proprio volto una paradossale condizione di gioioso sacrificio, per esempio nei confronti dell'uso delle bevande alcoliche. Mi astengo. E non sento di fare alcun sacrificio, perché in realtà non è il sacrificio che conta, ma è la gioia che io riesco a manifestare. Voglio l'amore e non il sacrificio, questo è il fondamento dell'insegnamento evangelico. Sono pensieri in libertà, se volete, quelli che sto facendo, ma che ci portano verso il seminario su Narciso, su specchio specchio delle mie brame. Chi è? Perché sapete, quello specchio è il riconoscimento pubblico. Allora, possiamo evitare quello specchio narcisistico che fa sì che nos ogni nostra azione sia semplicemente finalizzata a ostentare noi stessi? E a partire da questo, siamo capaci di sottrarci alla seduzione di un potere autocentrato e narcisistico per vivere nella intimità silenziosa della nostra esistenza che si apre alla dimensione della vita nella relazione e accetta di percorrere un cammino senza bisogno di un riconoscimento gratificante, ma un riconoscimento che ci permetta di guardarci negli occhi nelle nostre diversità. Proviamoci. Buona giornata a tutti.